Al via la 26esima edizione di Friuli Doc 2020, a Udine dal 10 al 13 settembre. Una manifestazione considerata l'eccellenza dei friulani, in quanto mescola cultura, tradizioni ed enogastronomia. Nonostante le stringenti misure anticontagio e le discussioni tra i vari consiglieri comunali, anche quest'anno si potranno assaporare i piatti tipici del territorio, anche se con meno stand e location, puntando sull'alta qualità dei prodotti e garantendo ordine e sicurezza, come ci tiene a sottolineare l'assessore Maurizio Franz. Una mostra da non perdere per i visitatori di Friuli Doc edizione 2020 sarà la mostra aperta fino al 13 settembre Caligaro, il linguaggio visivo come avventura. Sul sito www.friulidoc.it sarà possibile visualizzare la mappa per visitare i vari stand enogastronomici e scaricare l'app Halo per accedere alle aree in modo semplice, sicuro e veloce. La tecnologia scenderà in campo quest'anno con un utilissimo Safe Box in grado di contare velocemente il numero delle persone che transiteranno le aree della festa e di rilevare immediatamente la temperatura grazie allo termoscanner. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Abbiamo appena ascoltato il contributo della nostra inviata da Udine, Sabrina Ciccotti. Colleferro, Conte dice, scioccato dalla morte di Willy, ho chiamato i genitori, violenza cieca, cosa diremo ai nostri figli? Mi ha fortemente colpito, vorrei dire anche scioccato, e mi rendo conto che uso una parola forte. Così il Premier Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Beirut, ha commentato la morte di Willy, il 21enne ucciso a calci e pugni a Colleferro mentre cercava di sedare una lite. Ho preferito non rilasciare dichiarazioni e prima parlare con i genitori del ragazzo e l'ho fatto in punta di piedi. Se da un lato volevo far sentire la vicinanza del governo e della comunità nazionale, dall'altra temevo di essere invasivo. Ha continuato così il Presidente del Consiglio, sottolineando di non voler intervenire in merito alle indagini. Il Premier ha poi lasciato i cronisti con un interrogativo. Ha detto: fermiamoci tutti a riflettere, cosa diremo ai nostri figli di non intervenire quando vedrà una lite? Che messaggio trasmettiamo? Quali rischi vanno incontro? Referendum, Di Maio dice il sì del PD rafforza l'alleanza, terremo fede ai patti, legge elettorale, centrodestra fa slittare primo voto, il ministro degli esteri dopo la decisione della direzione Dem di schierarsi a favore della riduzione delle poltrone il 20 e 21 settembre interviene per blindare l'alleanza e tiene in piedi l'esecutivo. E dà garanzie sulle riforme che dovranno accompagnare la riforma. Intanto però a Montecitorio si cerca l'accordo in commissione per riuscire ad arrivare all'adozione del testo base della legge elettorale. Armi spuntate contro i furbi della CIG, meno di 1500 gli ispettori per i controlli e se l'azienda fa lavorare da casa non possiamo intervenire, hanno detto l'Ispettorato del Lavoro, istituito dal Job Act il 31 agosto, ha fatto solo 381 accertamenti su aziende che hanno chiesto gli ammortizzatori per Covid e ne ha conclusi 100, trovando 8 casi di irregolarità. Il direttore centrale della vigilanza ha detto siamo sotto organico di quasi 2.000 persone e l'anno prossimo andranno in pensione altre 500 e le assunzioni programmate a malapena copriranno le uscite, ha detto. In più l'agenzia non ha accesso alle banche dati INPS e non ha modo di verificare se chi è in cassa pagato dallo Stato viene costretto a fare il telelavoro. Lombardia, Italia Viva contro la sfiducia Fontana, Baffi dice Presidente, qui le devono delle scuse. Ovazione del centrodestra. Al Pirellone si discuteva la mozione di sfiducia indirizzata da Attilio Fontana e promossa da tutti i gruppi di minoranza, ad eccezione del partito di Matteo Renzi. La consigliera di Italia Viva ha preso la parola e ha difeso il numero uno della regione Lombardia. A maggio era finita al centro delle polemiche per la sua elezione a presidente della commissione d'inchiesta Covid coi voti del centrodestra.
Gentiloni dice: ora serve un salario minimo in Europa, un ruolo maggiore dello Stato è desiderabile per la transizione ecologica e digitale. Svolta a sinistra dopo la pandemia, quindi intanto entra nel vivo la partita del Recovery Fund. Mercoledì si riunisce il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei per ufficializzare le linee guida del Piano Nazionale per la Ripresa da inviare al Parlamento. Sail, macro, missioni, digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica, salute, infrastrutture nel segno della sostenibilità, istruzione e ricerca e poi inclusione sociale e territoriale. Istat scrive che a luglio le vendite al dettaglio sono un meno 2,2% anno su anno, meno 7,2% quindi. Il coronavirus spinge solo il commercio online. Rispetto al 2019 si sono registrati crolli in tutti i settori, soprattutto dal comparto non alimentare. Vendite in calo anche rispetto a giugno. Vola l'online che registra un più 28,5% dall'inizio dell'anno. Castelfranco Veneto, il capolista del Movimento 5 Stelle, alle elezioni comunali sotto processo per violenza privata e lesioni. Vito Crimi lo esclude. Andrea Bambace è accusato dalla sorella per una lite che risale al marzo 2016, provocata da una discussione sulla gestione dei risparmi della madre. L'avrebbe aggredito e si sarebbe impossessato del suo cellulare. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.